Buonasera a tutti, buonasera agli studenti del terzo livello di italiano della facoltà di matematica e scienze informatiche. Da parte mia e da parte di tutti gli studenti della suddetta facoltà, diamo il benvenuto al carissimo e pregiatissimo professor Omar Colombo, che insegna lingua francese e italiana, essendo egli bilingue, insegna alla Università del Brunei, dunque non distante dalla Malesia. Omar Colombo è naturalmente un carissimo amico e anzi lo ringraziamo per la sua disponibilità e grazie per averci concesso del tempo prezioso per questo seminario che parlerà sui gesti come un modo alternativo o se vogliamo complementare alla lingua parlata. Bando alle ciance, non voglio rubare altro tempo, io faccio solo da moderatore e dunque Omar, lascio a te la parola e Bene. se vuoi dire qualcos'altro su di te, su da dove vieni, dove sei nato, che cosa fai, prego, sei liberissimo di dire ciò che vuoi. Va bene, magari possiamo iniziare con il seminario e poi alla fine del seminario vediamo con le interazioni, possiamo anche parlare direttamente con gli studenti, va bene? Perfetto, io ti chiederei soltanto una cortesia di parlare anche se gli studenti oggi presenti sono del terzo livello, ti chiederei comunque la cortesia di parlare lentamente. Va bene. Ti ringrazio e prego a te la parola. Mi sentite bene? Mi sentite bene? Sì? Sì. Ok, mi Perfetto, confermi, Mauro? Sì? perfetto, ti sentiamo benissimo. Ok, allora faccio lo sharing. Allora, qui bisogna. Ok. Bene. Bene. Ok, vedete bene? Si vede il PowerPoint? Perfetto, perfetto, si vede benissimo. Ok, allora, buonasera a tutti. Oggi parliamo di comunicazione non verbale, in particolare la comunicazione con la gestualità. Prima di parlare dei gesti, bisogna introdurre che cos'è un gesto? E un gesto è un segno. La prima domanda è che cos'è un segno? Il segno è un elemento, in particolare un elemento A, che rappresenta o sostituisce un altro elemento, quindi sarebbe l'elemento B. C'è qualcosa, appunto un segno, che spiega, significa qualcos'altro. Quindi c'è l'elemento A che significa l'elemento B. E questo serve per poter passare delle informazioni. Per esempio, l'elemento A può essere il fumo. Se voi vedete del fumo in lontananza, potete capire, l'elemento B, che per esempio c'è il fuoco, c'è un incendio. Dunque, questo è un segno perché passa un'informazione. L'informazione è con il fumo che in quel posto c'è il fuoco, c'è un incendio. Un altro esempio, se voi camminate in montagna,
potete trovare delle impronte. Le impronte sono quelle che vedete a sinistra. Quando camminate sulla neve si formano delle impronte. Se voi vedete delle impronte, vuol dire, e questo è l'elemento B, che probabilmente qualcuno è passato, qualcuno ha camminato, potrebbe essere una persona o per esempio potrebbe essere un gatto. Ecco, questo è un segno. L'impronta sulla neve è un segno che significa una persona o un animale ha camminato sulla neve. Ok? Un altro esempio è il semaforo rosso. A sinistra, vedete, penso che sia alla vostra sinistra, vedete il semaforo. Quando voi vedete il semaforo rosso, vi fermate, vuol dire stop, la macchina si deve fermare. Il semaforo è un segno perché c'è un passaggio di informazione. L'elemento A, il semaforo, significa l'elemento B, che vuol dire che non bisogna passare. Ci sono tre tipi di segni: c'è l'indizio o indice, l'icona e il simbolo, che sono studiati dalla semiotica o semiologia. Che cos'è la semiotica o semiologia? È una parte della linguistica che studia il significato dei segni. I segni possono essere creati con intenzione, volontarietà. Io creo un segno, l'elemento A, per passare un'informazione, o ci può essere un segno che è presente, che è creato in maniera naturale e senza intenzione comunicativa. Quindi un elemento è l'intenzionalità. C'è o non c'è l'intenzione di comunicare qualcosa? Il secondo elemento è quello che si chiama la motivazione, è la natura, la motivazione del link o del legame tra l'elemento A e l'elemento B. Quindi, quando si parla di un segno, c'è sempre un elemento A, il segno, e l'elemento B che è l'informazione. Il segno è creato con o senza intenzione di comunicare, e la natura di questo link, di questo legame, può essere differente. Adesso lo vediamo. Iniziamo con il primo tipo di segno, che è l'indizio o indice. L'indice è un segno naturale, vuol dire che non c'è nessuna intenzione, non c'è nessuna intenzionalità, perché è un fatto di natura. Per esempio, abbiamo visto l'esempio. Ecco qua, abbiamo visto l'esempio delle impronte. Quando io vado in montagna e vedo le impronte, non c'è nessuna intenzione da parte di questa persona o di questo animale di farmi capire che sono passati. È un fatto assolutamente naturale. Quindi, la prima caratteristica dell'indice è che è totalmente naturale. Essendo visto che è totalmente naturale, è universale. La neve e le impronte sulla neve, potete vederlo in Italia, potete vederlo sull'Himalaya, potete vederlo in tutto il mondo e tutti capiamo che cosa significa. Cioè che qualcuno ha camminato, che qualcuno è passato sulla neve. Un'altra caratteristica dell'indizio è quindi che non c'è l'intenzione di comunicare. Motivato in maniera naturale, è un fatto di natura e non c'è l'intenzione di comunicare. Nessuno ha creato questo gesto, nessuno ha creato questo indizio. Esempi di indizi potrebbe essere una persona che starnutisce e questo è uno starnuto. Se io vedo che una persona starnutisce,
Cosa capisco? Cosa percepisco? Capisco che probabilmente questa persona è malata, probabilmente questa persona è raffreddore. La malattia è un fatto naturale, nessuno ha creato questa malattia. Secondo esempio, se io guardo il cielo e vedo delle nuvole nere, cosa posso capire? Posso capire che probabilmente fra 2 minuti inizia a piovere, arriva l'acqua. Questo è un indizio, perché è un segno, il cielo, quindi l'elemento A, il cielo che è scuro, e c'è un'informazione che passa, cioè che probabilmente fra poco piove. Un altro esempio è il caso dello sbadiglio. Questo è lo sbadiglio. Quando voi siete stanchi potete sbadigliare. Se io vedo che tu sbadigli, posso capire 2 cose. O che probabilmente ti annoio, quando io parlo tu non sei interessato e ti annoio, oppure probabilmente capisco che tu sei molto stanco e che hai bisogno di dormire. La stanchezza è un fenomeno assolutamente naturale. C'è l'elemento A, lo sbadiglio, e l'elemento B, che è il significato, è la causa, in questo caso, il senso, il significato che capisco, cioè o che tu sei annoiato o che tu sei stanco. Poi c'è il secondo segno, che si chiama icona, che è dal greco eikon, che vuol dire immagine. La caratteristica dell'icona è che c'è l'intenzione, c'è l'intenzionalità di passare un messaggio. L'indice è assolutamente naturale, il cielo è scuro, probabilmente piove. L'icona invece non è naturale, c'è una persona, c'è qualcuno che ha creato un'icona. Infatti icona, ripeto, vuol dire immagine, quindi c'è qualcuno che ha creato un'immagine di un oggetto. Noi vediamo degli oggetti, per esempio questa penna, questa bottiglia, e possiamo creare una rappresentazione per imitazione. Posso per esempio disegnare questa bottiglia e il risultato è un'icona, ossia vuol dire una rappresentazione di qualche caratteristica di questo oggetto. Esempio, i cartelli stradali. Molti cartelli stradali sono delle icone, perché c'è una imitazione, una rappresentazione, una raffigurazione di un oggetto che c'è nel mondo, che c'è intorno a noi. Per esempio, il cartello stradale della curva, questa è una curva, quando voi guidate potete trovare una curva sulla strada, e quindi c'è una rappresentazione, un disegno di questa curva. E quindi si tratta, per analogia, di una riproduzione di un oggetto del mondo. Oppure anche il cartello con la rappresentazione di un animale, di un cane o di una scimmia. È in Malesia e qui nel Brunei ci sono dei cartelli con la rappresentazione delle scimmie. Quindi vuol dire che bisogna andare lentamente, bisogna fare attenzione, perché probabilmente ci sono delle scimmie che passano la strada. Se io vedo questo cartello, capisco subito, immediatamente, che c'è la possibilità di vedere una scimmia che passa la strada, perché c'è una rappresentazione quasi perfetta del corpo di una scimmia. Altri esempi sono i cartelli stradali per i mezzi di trasporto. Per esempio, io vedo in questi cartelli che sono dei cartelli di divieto, nel senso che non si può passare in quella strada da parte di un camion, da parte di una macchina, di una bicicletta, eccetera, eccetera. Vedo immediatamente l'oggetto del mondo. Vedo il disegno di una macchina, vedo il disegno di una bicicletta o il disegno di un camion, eccetera.
ma ci sono anche altre icone, per esempio pittogrammi. Cosa sono i pittogrammi? Sono delle icone che rappresentano degli oggetti del mondo e che voi trovate, per esempio, negli hotel, nei ristoranti, nelle stazioni, negli aeroporti, all'università, eccetera, eccetera. Per esempio, se siete nella vostra università e dovete andare al WC, al bagno, potete seguire e vedere questa indicazione, questa icona, e vedendo questa rappresentazione della donna, capisco che le donne devono andare in quella direzione per il bagno, e se vedo una rappresentazione dell'uomo, capisco che gli uomini devono andare al WC, al bagno, in quella direzione. Per fare un riassunto, avete capito che un'icona è una rappresentazione di un oggetto che esiste nel mondo intorno a noi e che assomiglia, è quasi identico. C'è una rappresentazione parziale o totale di un oggetto del mondo. La domanda è: come facciamo a percepire il significato di un'icona? Cioè, come facciamo a individuare un'icona e capire il suo significato? Come facciamo a individuare l'elemento A, l'icona, il segno icona, e l'elemento B, il suo significato? Generalmente, ma non solo, ma generalmente ci sono due possibilità. Principalmente in maniera visiva, con gli occhi, o in maniera uditiva, con le orecchie. Per esempio, nel caso dell'aspetto visivo, io vedo la carta geografica dell'Italia o della Malesia, e questo è un segno. E cosa capisco? Capisco che c'è una rappresentazione di un paese e io lo riconosco, questo paese, perché la rappresentazione di segno è quasi perfetto. Oppure una fotografia. Quando voi guardate una fotografia è una rappresentazione quasi perfetta di un oggetto. Voi fate una fotografia a un oggetto e poi rivedete questo oggetto quasi perfettamente nella vostra fotografia. Seconda possibilità è l'udito, per esempio le canzoni. Se voi ascoltate una canzone di Lady Gaga, per esempio, voi ascoltate la voce di Lady Gaga, ma non vuol dire che Lady Gaga sta cantando vicino al vostro orecchio. C'è una riproduzione fedele, o quasi, quasi fedele, della voce di un cantante o di una cantante. Anche una canzone è un'icona, perché è un segno, passa delle informazioni e io riconosco la voce del cantante o della cantante. Passiamo al terzo tipo di segno, che è il simbolo. Abbiamo visto l'indizio, che è totalmente naturale e quindi universale e quindi non ha intenzionalità. Per esempio, il cielo scuro, in maniera naturale capisco che probabilmente piove e la pioggia è un elemento naturale. Due, l'icona, che è una rappresentazione di qualcosa che esiste nel mondo e c'è l'intenzione di fare una fotografia, l'intenzione di registrare una voce, c'è l'intenzione di fare un disegno, una rappresentazione di qualcosa. Il terzo elemento, il terzo segno è questo, si chiama simbolo. Il simbolo non è naturale, il simbolo non è una rappresentazione per analogia di un oggetto del mondo. Il simbolo è un elemento, un segno, caratterizzato dalla convenzionalità, dall'arbitrarietà, dalla culturalità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che un simbolo
creato in Italia, creato artificialmente, c'è l'aspetto dell'artificialità. Un simbolo creato artificialmente in Italia è probabilmente capito, inteso, analizzato unicamente dalla collettività italiana, solamente dagli italiani. Generalmente un simbolo è il prodotto di una cultura. Per esempio i gesti, la gestualità, molti gesti italiani sono capiti solo dagli italiani e ci sono molti gesti malesi che sono capiti probabilmente solo da voi malesi. Se voi fate dei gesti, io probabilmente, non necessariamente io capisco il significato, l'elemento B, del vostro gesto. Esempi di simbolo sono di nuovo i cartelli stradali. Noi abbiamo detto che i cartelli stradali possono essere iconici, sono delle icone. Ma la domanda è, la forma triangolare, rotonda o rettangolare e il colore rosso, blu, marrone, giallo, tipico dei cartelli stradali, che cosa sono? Sono dei simboli. È una creazione, una convenzione creata in una certa società, in una comunità, per poter indicare un significato. Nel caso dei cartelli, i cartelli che esprimono il divieto sono di forma generalmente rotonda e sono rossi. I cartelli che esprimono l'obbligo sono di forma rotonda o rettangolari, ma non sono rossi, sono generalmente blu, di questo colore. E poi ci sono i cartelli che esprimono il pericolo, quindi la preoccupazione, il pericolo, che sono di forma generalmente triangolare e sono rossi. Abbiamo detto che molti cartelli stradali sono iconici, sono delle icone. Per esempio, il cartello con i bambini che troviamo vicino alle scuole, cioè io capisco che ci sono probabilmente dei bambini perché c'è una rappresentazione quasi fedele, quasi perfetta, del corpo di alcuni bambini, di due bambini. Questa è un'icona. Il colore rosso e il triangolo di questo cartello sono però dei simboli. Quindi questo è un cartello iconico e simbolico. Poi ci sono dei cartelli solamente simbolici. Per esempio, quello che vedete si chiama in italiano il divieto di transito. Vuol dire che tu non puoi passare con la macchina in quella via. Anche in questo caso abbiamo una convenzione sociale, è qualcosa del tutto culturale, convenzionale, artificiale. Un altro esempio sono le bandiere dell'Italia, della Malesia, del Brunei, del Canada, eccetera, eccetera, sono unicamente simboliche, sono dei simboli che rappresentano in maniera collettiva, convenzionale, comunitaria, sociale, un certo paese, un paese specifico. Se voi guardate la bandiera del Brasile, che è la seconda da destra, che è verde, gialla e c'è il globo, c'è il mondo, c'è il globo in mezzo, ecco, la bandiera del Brasile è iconica e simbolica. Iconica perché si rappresenta il mondo, e simbolica per i colori blu, giallo, bianco, perché c'è una riga bianca, e verde. Per fare un riassunto, il simbolo è culturale ed è differente da un paese all'altro, quindi dipende dalle convenzioni nazionali, dalle caratteristiche culturali di ogni paese. Arriviamo adesso alla parola, alla lingua parlata, e dopo arriviamo alla gestualità. Abbiamo detto che il simbolo è intenzionale,
io creo volontariamente un simbolo è convenzionale, sociale, culturale. Anche la lingua è un simbolo, perché anche la lingua, quindi per esempio tutte le parole italiane o tutte le parole del Bahasa, del maese, del malese, sono create, sono artificiali, non sono naturali, sono artificiali e hanno un significato e hanno un senso. Una parola, per esempio la parola kucing in malese, gatto in italiano, rappresenta qualcosa, rappresenta il felino, l'animale che vediamo nelle strade, per esempio di Kuala Lumpur. Quindi anche le parole, anche la lingua, sono costituite da segni, sono dei segni. Le parole sono dei segni che si chiamano segni linguistici. Questo vuol dire che la lingua è un prodotto della cultura, come qualsiasi ogni tipo di simbolo. Abbiamo parlato dell'esempio della parola gatto. C'è la parola gatto, che è l'elemento A, che ha un significato. L'elemento B è il gatto che vediamo nelle strade di Kuala Lumpur. Ha un significato particolare. Abbiamo detto che non è la parola gatto, non è un indizio, non è un elemento naturale. La parola gatto l'abbiamo creata e non è un'icona, perché non è una rappresentazione di qualcosa che esiste nel mondo. È un elemento culturale. Infatti, in italiano esistono due, tre, quattro parole per indicare la parola gatto. Per esempio, la parola micio. In francese esiste la parola chat, gatto, cucin, e la parola minou, che vuol dire micio, vuol dire gatto. Poi esistono delle parole differenti da cultura a cultura, da lingua a lingua. In Bahasa è kucing, in italiano è gatto, in francese è chat, in inglese è cat, in spagnolo è gatto, eccetera, eccetera. Come vedete, sono delle parole differenti perché non c'è niente di universale, non c'è niente di naturale, sono solo prodotti della cultura. E arriviamo adesso alla seconda parte che riguarda la comunicazione non verbale. Con i segni linguistici, le parole, io comunico verbalmente, io parlo e comunico, ma io posso anche usare in maniera alternativa o complementare dei segni non verbali. Cosa sono i segni non verbali? Sono dei segni senza la parola. Spesso, per esempio, noi diciamo una cosa con le parole, ma con il nostro comportamento dimostriamo un'altra realtà. L'esempio che ho scritto è: oggi mi sento proprio bene, ho molte energie, sono pieno di energia, ma in realtà dopo 2 minuti inizio a dormire sul tavolo. Quello che dico è in opposizione a quello che faccio. Il fatto che io dormo sul tavolo, questo è un segno. Se tu vedi me dormire sul tavolo, questo è un tavolo, vuol dire capisci che probabilmente Omar è stanco. Quindi questo è un segno, ma non verbale, è un segno non verbale. In alcune situazioni, per esempio in un bar, in una discoteca, in un mall, che in italiano si chiama centro commerciale, alcune volte, in alcuni casi, non possiamo comunicare con le parole. Che cosa facciamo se ci sono molti rumori, se c'è molta confusione? Possiamo utilizzare dei segni non verbali, per esempio dei gesti. Se devo indicare a un mio amico che dopo, più tardi, devo chiamarlo al telefono, posso usare questi due gesti che ho usato.
la persona capisce che più tardi io lo chiamo al telefono. Come vedete, tutto quello che possiamo dire con le parole, quasi tutto, possiamo anche rappresentarlo con dei segni non verbali, in questo caso con dei gesti. Quando una persona parla con noi, ci passa delle informazioni, non solo con le parole, ma anche con il tono della sua voce, con la mimica facciale, la maniera di muovere la propria faccia o volto o viso, con i movimenti del proprio corpo, anche con la posizione del corpo. La posizione del corpo spiega, dà informazioni, sono dei gesti. E in generale c'è tutta la gestualità con la faccia, con le mani, con il corpo, eccetera, eccetera. Generalmente la comunicazione non verbale esprime molte emozioni. Se io devo dire a una persona ti amo, ma non sono timido e non voglio usare le parole, gli posso fare il gesto, vero? Facendo questo gesto passo questa informazione. Possiamo anche dire che la comunicazione non verbale è importante dunque nelle relazioni, nel decidere, indicare le relazioni tra chi parla e la persona che ascolta, l'interlocutore, e possiamo con la comunicazione non verbale esprimere la considerazione, l'idea che abbiamo dell'altra persona. Guardate questa fotografia, questa è un'icona, perché è la foto di una ragazza che fa un gesto, questa è un'icona. Il gesto è questo in italiano, questo si chiama palmo, mettete la mano a taglio e fate così. Questo gesto vuol dire vattene via, vai via, non voglio vederti, non voglio vederti più. Potete dire a una persona di andare via. Potete dimostrare il fatto che voi non amate questa persona semplicemente con questo gesto. Dunque la gestualità è studiata dalla cinesica. Che cos'è la cinesica? È un campo, un dominio, una specialità della linguistica che studia il significato di ogni gesto. La gestualità è la parola italiana che indica l'insieme di tutti i gesti. Abbiamo detto che i movimenti del corpo, delle mani, delle dita, l'espressione del viso, eccetera, eccetera, hanno molti significati. Possiamo dire che i gesti possono essere degli indizi, anche i gesti possono essere degli indizi, possono essere delle icone o possono essere dei simboli. Ma prima di iniziare a vedere le differenze tra dei gesti indizio, dei gesti icona e dei gesti simboli, vorrei farvi vedere un video di qualche minuto. È solo qualche minuto, va bene? Piermaro, mi dici che lo vedete? Mi confermi che lo vedete? Sì, questo video Gesti italiani su YouTube. Sì, Sì, ok. perfetto, perfetto. Vediamo solo per 2 o 3 minuti, non lo facciamo tutto, perché dopo dice delle parolacce. Devo fermare al minuto 3. Allora, ascoltate. Thank you.
eccetera eccetera, perché poi dopo usano delle parolacce. Ok, questo è un esempio di quello che può fare un italiano con la gestualità. Quando Pier Mauro e io vediamo una persona fare dei gesti così, noi capiamo subito, immediatamente il significato. Per esempio, questo gesto che avete visto nel video è in link, è, ha un legame preciso con la cultura italiana. Questo vuol dire mangiamo gli spaghetti. Gli spaghetti sono tipici in Italia, come per esempio i noodle o il riso sono tipici in Malesia. Ok, iniziamo a dare degli esempi di gesti indizio, cioè dei gesti totalmente iniziamo dai gesti simbolici. Allora, vediamo alcuni gesti simbolici. Come tutti i simboli, anche i gesti simbolici sono creati con intenzione, intenzionalità, e sono in link, sono legati con la cultura di un popolo, la cultura di un paese. Per esempio, i gesti simbolici malesi sono tipici della comunità malese e quelli italiani sono tipici della comunità italiana. Abbiamo detto che le parole possono sostituire o esprimere il significato di ogni gesto intenzionale. L'esempio che abbiamo visto è questo, che vuol dire ti amo, o questo, che vuol dire vai via, o questo, che vuol dire mangiamo gli spaghetti. Molti italiani del sud, ma non solo, hanno l'abitudine a usare molti gesti simbolici e non simbolici. Vediamo alcuni esempi simbolici. Per esempio il classico saluto con la mano, la stretta di mano, o questo gesto che vuol dire ciao, è una maniera di salutare qualcuno. Generalmente si usa questo simbolo, questo è un simbolo, questo è un simbolo, è una convenzione sociale per salutare quando arrivo o salutare quando mi congedo, che vuol dire quando vado via. Esistono anche molti gesti illustratori. Un gesto illustratore vuol dire che illustrano o mostrano quello che diciamo. Io parlo di qualcosa e mostro con la gestualità questa cosa. O
gesti indicatori perché indicano la cosa che io sto dicendo. Quando io vedo per esempio il sole in cielo o quando vedo le nuvole scure in cielo, posso intenzionalmente indicare e dire guarda il sole o guarda il cielo. Però attenzione, l'esempio di indicare, che è un gesto illustratore, indicatore, può anche essere fatto con intenzionalità, se intenzionalità è il simbolo. Può anche essere fatto senza intenzionalità. Può essere una maniera totalmente naturale di indicare. Se io dico volontariamente, intenzionalmente, guarda il sole, è un simbolo. Se io indico il sole in maniera naturale, con l'istinto, senza riflessione, allora può essere un indizio. Questo vuol dire che molti gesti, italiani, malesi, eccetera, possono essere ambigui. Lo stesso, il medesimo gesto può essere un indizio, può essere un'icona o può essere un simbolo. Vediamo alcuni esempi di gesti naturali, distinto e quindi degli indici o degli indizi. Ovviamente sono totalmente istintivi, naturali e non intenzionali. Sono dei movimenti del corpo e dei gesti che tutti noi, anche voi, imparate da bambini e poi dopo li usate in maniera totalmente non volontaria o non intenzionale o inconsapevole. Inconsapevole vuol dire senza conoscenza, senza intenzionalità, senza pensare a questa cosa. Vediamo degli esempi di gesti naturali e quelli che vedete. Quelli che vedete sono alcuni gesti con le mani che si chiamano gesti regolatori. Cosa sono dei gesti di regolamento, regolatori? Sono dei gesti che accompagnano la conversazione e sono dei gesti che fanno capire alla persona che parla con me, all'interlocutore, se io sono interessato o no a quello che dice, se sono partecipe e la persona capisce in un certo senso il mio stato psicologico, il mio stato emozionale, le mie emozioni. Per esempio, la persona mi dice una cosa, io rispondo e dopo dico, è un'opinione personale. Questo gesto vuol dire è quello che penso io. È solo un'opinione personale. Se la persona dice qualcosa e io non sono d'accordo, posso usare il gesto di rigetto, di rifiuto. Questo qua non è più questo. Questo vuol dire no. È quello che penso io. Se invece usate le mani e le braccia sul lato generalmente destro, alla vostra destra, vuol dire no, 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 non sono d'accordo. Quello che dici non è normale. In basso vedete altre quattro immagini di gesti che sono fatti in maniera totalmente naturale e che accompagnano la comunicazione, la conversazione. Sono quindi dei gesti totalmente istintivi. Anche con la testa, possiamo rappresentare le nostre emozioni e le nostre idee senza dire niente. Se Pier Mauro dice una cosa e io non sono molto d'accordo, io non ho una risposta, faccio boh. Faccio questo gesto, tiro in su la testa e in questa maniera Pier Mauro capisce che probabilmente io non ho una risposta alla sua domanda. Altri indizi, sempre con il viso, possono essere fatti con le sopracciglia. Queste sono le sopracciglia. Io inarco, vuol dire tirare in su le sopracciglia, tirando in su le sopracciglia.
come vedete nelle foto, potete dimostrare la vostra sorpresa a qualcosa che la persona ha detto. Poi ci sono anche dei cambiamenti della posizione del corpo. Il corpo parla in maniera non verbale. Se voi, per esempio, state male, siete malati, potete, per esempio, muovervi perché avete male alla schiena, o potete chinarvi, andare davanti, in avanti, perché avete male alla pancia, questa parte del corpo. Se io vedo che voi fate questo movimento davanti o indietro, capisco che probabilmente avete male, probabilmente siete malati, probabilmente avete delle sensazioni negative. Ecco, il movimento del corpo e la posizione del corpo sono molto, molto comunicativi. Non verbalmente, sono dei gesti, quindi sono dei segni non verbali, ma sono molto comunicativi delle nostre emozioni, delle nostre situazioni, eccetera, eccetera. La posizione del corpo quando parliamo con qualcuno, se vedete nell'immagine, capite che c'è il ragazzo che sta parlando in maniera molto naturale, usa le mani mentre parla e la ragazza ha una posizione del corpo che indica interesse a quello che il ragazzo dice. L'ultimo esempio degli indizi è questo. Quando io parlo di qualcosa, per esempio di questa parlo dell'acqua. Io parlo dell'acqua in maniera naturale, totalmente non intenzionale, parlando dell'acqua, tocco la bottiglia perché all'interno c'è l'acqua. La persona che vede capisce che io tocco la bottiglia perché l'oggetto, il topic della nostra conversazione è l'acqua. Ci sono poi i gesti iconici. I gesti iconici quindi riproducono la realtà, riproducono qualcosa che esiste nel mondo. Se io parlo con Piermauro e Piermauro mi fa questo gesto, vedete, con il dito fatto in giù, in su, in giù, in su, io capisco che Piermauro vuole che io vado da lui, che io mi avvicino a Piermauro. Perché questa è un'icona? Perché si imita, si riproduce, si rappresenta il movimento che io devo fare per andare vicino a Piermauro. È il movimento di camminare. Cammina, 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 cammina. Un altro esempio di gesto iconico è il gesto illustratore indicatore. Abbiamo visto che i gesti illustratori indicatori, l'abbiamo visto qui, non mi ricordo più, ecco qua, vado. Simboli. I gesti illustratori sono dei simboli, ma possono anche essere degli indizi. Per esempio, vedete, quando io, se io parlo, per esempio di una casa o di una montagna, posso anche accompagnare quello che dico con un gesto, questo gesto, perché io in maniera intenzionale riproduco la forma della montagna o la forma della casa che è l'oggetto della nostra comunicazione. C'è intenzionalità e iconicità, si riproduce per analogia questo oggetto. Abbiamo visto che ci è molta ambiguità per capire se un gesto è simbolico o è un indizio naturale o è iconico. Per esempio, abbiamo parlato del gesto di toccare un oggetto. Io posso toccare un oggetto in maniera naturale, istintiva, perché è l'oggetto della nostra comunicazione,
ma posso anche farlo in maniera intenzionale, cercare questo oggetto, cercare e voler toccarlo. In questo caso è un simbolo. Il caso dello sbadiglio può essere naturale, se sono stanco, ma può anche essere un'icona. Se io parlo con Piermauro e Piermauro inizia a sbadigliare, io posso capire che uno è stanco, indizio, due, probabilmente non è interessato a quello che dico a Piermauro. E quindi lui forse in maniera volontaria, intenzionale, riproduce il mio sbadiglio per farmi capire basta, basta. Ok. Vediamo gli ultimi esempi, ancora 5 minuti e poi abbiamo finito. Questi sono dei gesti simbolici tipicamente italiani. Questo dovete mettere insieme il pollice, questo è il pollice e le quattro dita, le avvicinate così, girate la mano davanti a voi e fate questo gesto. Questo gesto significa: ma cosa dici? Ma cosa vuoi? Ma cosa stai dicendo? Generalmente è in italiano lo chiamiamo il disappunto, quando voi non siete d'accordo con quello che la persona dice. Abbiamo visto nel video che l'uomo ha fatto questo gesto o questo gesto vuol dire che probabilmente la persona che parla con voi dice una cosa che non è la realtà, dice qualcosa, ma lo dice in maniera furba, in maniera molto intelligente, per cercare di evitare di dire la verità. Un altro simbolo, il gesto simbolico italiano è questo. Questo vuol dire non mi interessa. Oh, ma vuoi venire al cinema? No, no, c'è un film americano bellissimo. No, non mi interessa il film. Poi ci sono dei simboli che possono essere dei simboli tipici dell'Italia, per esempio questo gesto che avete visto anche nel video, questo buono, buonissimo. Voi amate per esempio gli spaghetti o amate la pizza, che buoni, buonissimo. Poi ci sono dei simboli che possono essere non solo italiani, ma condivisi, conosciuti anche in altri paesi. Per esempio, se io parlo con un malese, lui gli dice una cosa, io rispondo così, probabilmente capisce che io non posso fare niente, io non posso intervenire, non so che cosa fare. Ecco, questo gesto non è tipicamente italiano, è un simbolo, è un simbolo. Ma allo stesso tempo è riconosciuto e usato anche in altri paesi. Attenzione, se io faccio questo gesto in maniera istintiva, in maniera naturale, senza intenzionalità, non è più un simbolo, è un indizio, perché è fatto in maniera totalmente naturale. Ok, poi abbiamo il caso di questi altri due simboli, uno è questo, indice e pollice, dovete fare questo movimento. In italiano questo vuol dire soldi, costa, soldi. Se vedete una persona che guida la Ferrari, vuol dire che questa persona è ricca, ha molti soldi. So che in Asia, in Corea, ma anche in Malesia e in Brunei, c'è questo gesto, se ricordo bene, questo gesto che è molto simile. Noi muoviamo mentre voi fate questo gesto fisso, che significa qualcosa come felicità o fortuna, qualcosa del genere. Anche questo gesto, coreano, malese, bruneiano, è un simbolo perché è tipico di una cultura locale.
Poi c'è questo gesto? No. Anche nel video ha fatto questo gesto? No. Niente. No. Non si può. Gli ultimi gesti sono questi. Il gesto di sinistra e di destra sono tipicamente italiani. Questo gesto da così a così. Per esempio, una persona, ma Pier Mauro mi vede dopo 5 anni e Pier Mauro pensa che io sono molto cambiato. Pier Mauro dice da così a così. Prima eri così e adesso sei così. Vuol dire che sei cambiato molto. Il gesto che vedete alla vostra sinistra è questo. È questo. Fare questo gesto fisso, o si può anche fare così, o così, o così. Significa in italiano che c'è molta, molta, molta gente. Se voi andate al Pavilion a Kuala Lumpur e il Pavilion, nel Pavilion ci sono molte persone, con questo gesto vuol dire che c'è molta folla, c'è molta confusione. Il simbolo che vedete in mezzo, centralmente, è un simbolo generale, non è tipico della cultura italiana. Se voi fate così, vuol dire devi usare il cervello, devi essere più intelligente. Fai attenzione a quello che dici. Non è unicamente italiano questo simbolo. Grazie mille per la vostra attenzione. Grazie mille Omar per la tua magistrale esposizione, molto interessante e devo essere onesto che anche io ho imparato tante cose nuove questa sera. Dunque ti ringrazio a nome mio personalmente e anche a nome dei miei studenti del terzo livello della Facoltà di Matematica e Scienze Informatiche. Grazie a voi. Sì. Adesso vorrei chiedere agli studenti se per caso ci sono delle domande da porre ad Omar. Se ci sono delle domande, prego, aprite il microfono e fate una domanda ad Omar. Ciao. Ciao. Io sono Damia. Ciao. Questo linguaggio dei gesti viene usato in ogni luogo, ad esempio anche nelle istituzioni, oppure solo in alcuni. Solo in alcuni luoghi. Allora, durante il seminario non ho parlato di un'altra caratteristica molto importante dei gesti, della gestualità, che è la formalità. Un gesto può essere informale, tranquillo, sciolto, molto informale, e questo è molto informale. E ci sono poi dei gesti molto più formali. Questo, per esempio, è molto formale. La stretta di mano è molto formale. Questo gesto non è formale, è informale. Se voi parlate con il vostro insegnante Pier Mauro e volete far capire a Pier Mauro che volete che Pier Mauro va, volete che se ne vada, volete che Pier Mauro va, non potete far così a Pier Mauro, perché è molto informale. Questo vuol dire che ci sono dei gesti per delle situazioni informali tra amici, all'università con gli amici, al bar, al ristorante con gli amici o con la famiglia, e dei gesti che invece sono più formali, che possiamo usare per esempio a livello istituzionale e con delle persone che hanno un ruolo importante nella società. Ecco. Va bene? Grazie Omar, grazie Omar. Vediamo
compatibilmente con i tempi, siamo arrivati alle 21:33. Vediamo se c'è un'altra domanda che qualcuno vuole chiedere ad Omar. Hello. Ciao. Buonasera, Ciao. io sono Vivi. Ciao, Si Vivi. può dire che il linguaggio del corpo è un linguaggio usato dalle persone giovani oppure involve persone di ogni età? Allora, riguarda o involve tutti quanti, dai bambini fino alle persone più vecchie, le persone più anziane. Ci sono dei gesti naturali, indici o indizi, che riguardano i bambini fino alle persone più anziane. Ci sono poi dei gesti che sono tipici, per esempio, di voi giovani. Gesti di questo genere si adattano poco alle persone più vecchie, alle persone più anziane. Ci sono dei gesti per tutti e dei gesti specifici per ogni categoria di età: bambini, adolescenti, giovani, persone adulte, persone anziane. Sì. Va bene? Grazie Mimi per la domanda, grazie Omar per la tua risposta. Vediamo se c'è una terza domanda per Omar. Ciao a tutti, io sono Daniele. Ciao. Secondo te, per colpire l'attenzione delle persone, è più utile un gesto o una parola? Ah, quello che penso è che la migliore soluzione è usare la parola e il gesto, tutti e due. Per esempio, Daniel, vero? Daniel, se tu vuoi dire a una ragazza ti amo, tu puoi dire con le parole ti amo, puoi dirlo con il gesto, ma per dare più importanza a quello che tu vuoi dire, se tu dici alla ragazza io ti amo, la ragazza inizia a piangere, la ragazza si emoziona, quindi ha più impatto, ha più forza. Ma dipende dalla situazione. Va bene, Daniel? Ok. Grazie Daniel, in classe lo chiamiamo sempre Daniele, Daniele, suo nome di battesimo è Daniel, ma lo chiamiamo tutti Daniele. Grazie Daniele, grazie Omar per la risposta. Se c'è un'altra domanda per Omar, abbiamo forse ancora un po' di tempo. Buonasera, mi Ciao. chiamo Adriana. Ciao. Il linguaggio dei gesti viene anche usato da personaggi famosi, per esempio uomini politici, attori o presentatori televisivi, oppure lo usa solo la gente comune? No, tutti usano dei gesti, anche delle persone importanti come Per Mauro usano dei gesti. Dipende dalla situazione. La cosa importante è non sapere l'importanza della persona, ma conoscere il contesto, la situazione, se è una situazione formale o informale. Se è una situazione formale, devo maggiormente controllare la mia gestualità. Se è una situazione informale tra amici, per esempio Mimì che parla con Daniela, eccetera, eccetera, allora cool, potete usare tutti i gesti che volete. Quindi tutti usano i gesti indipendentemente dall'importanza della persona. Quello che conta è soprattutto conoscere la differenza tra
gesti più formali e gesti più informali. Grazie Audriena per la tua domanda, grazie Omar per la risposta. Siamo arrivati alle 21:38, vediamo, c'è un'altra domanda per Omar. Ciao, io sono Nabila. Se una persona ci fa una domanda a viva voce, noi possiamo rispondere con un gesto? Oppure viceversa, se una persona ci dice qualcosa con un gesto, noi possiamo rispondere con le parole? Sì, certo. È quello che abbiamo detto, in effetti. Io posso rispondere con un gesto, posso rispondere con le parole, posso rispondere con un gesto e con le parole. Dipende dal feeling. Feeling è una parola inglese usata anche nel dizionario italiano. Quindi dipende dal feeling, dai sentimenti, dalle sensazioni che hai in quel momento. Quindi la risposta è sì, puoi senza problema utilizzare parole, gesti o parole e gesti. La gestualità, il linguaggio non verbale, è complementare o alternativo al linguaggio verbale, alle parole. Quindi decidi tu a seconda delle tue intenzioni, della tua volontà. Ecco qua. Grazie Nabila per la domanda, grazie Omar per la risposta. No, vedo che sono le 21:39, allora possiamo forse accettare l'ultima domanda per questo seminario. Se c'è un'ultima domanda per Omar, prego. Buonasera a tutti. Ciao. Mi chiamo Nazira. Ciao. Scusa, ho due domande. Circa due mesi fa ho visto un programma della televisione italiana. Detto programma si chiama Tagada. Un ospite, un italo-americano di nome Alan Friedman, diceva: non ho fatto le faccette questa volta. Anche le faccette fanno parte del linguaggio dei gesti. E perché tutti ridevano quando l'ospite italo-americano ha detto le faccette? Ok, allora, Alan Friedman è una persona molto conosciuta in Italia e partecipa a molte trasmissioni, ha un accento, una pronuncia molto americana, ma lui parla molto bene italiano. Parla molto molto bene italiano, con la pronuncia molto americana. E usare alcune parole, tipo l'espressione faccetto o faccette, è molto particolare. La parola faccetta vuol dire è legato, è un elemento legato o un link con l'espressione del viso. Questa è la faccia, la parola faccia più il suffisso etto etta, faccetta, vuol dire piccola faccia, ma non vuol dire che la tua faccia diventa più piccola, ma vuol dire che tu modifichi l'espressione del tuo viso, della tua faccia. La parola faccetta è difficile da usare per voi stranieri, voi che studiate l'italiano. Voi usare parole come faccetta o ragazzino o ragazzone eccetera eccetera è molto difficile, sono delle parole difficili da creare, da usare e da capire per degli stranieri, quindi probabilmente, ma è solo un'ipotesi, le persone hanno riso quando Friedman ha usato la parola faccette, perché è uno straniero con un accento straniero che ha usato una parola italiana molto particolare.
Questa è solo un'ipotesi, è solo un'ipotesi. Ok. Grazie Nazia. Anch'io ogni tanto guardo Tagadà, non spesso, però ogni tanto mi è capitato di vederlo, Tagadà, ed è vero quello che ha detto Omar, questo Alan Friedman è come il prezzemolo, dove ti giri te lo ritrovi, sempre, formalmente dice lui di essere un economista, però spazia da un argomento all'altro. Ok, siamo arrivati alle 21:43 e dunque siamo arrivati al termine del nostro seminario e adesso vorrei, ringraziando nuovamente il professor Omar Colombo del suo tempo e della sua preparazione per averci reso edotti di questo argomento, vorrei fare una domanda a tutti voi. Dall'inizio alla fine di questo seminario, quanto avete compreso? Cioè, ad esempio, se volessimo stabilire una percentuale, qual è? Oh, naturalmente mi aspetto una risposta onesta, tanto nessuno è qui per giudicare. Una risposta sincera. Se c'è qualcuno che vuole rispondere a questa domanda, chi desidera rispondere a questa domanda? Buonasera, io sono Amirul. Se devo essere onesto alla domanda posta, mi sento di rispondere un 70%. Il senso generale del seminario è molto chiaro. Certamente ho sentito alcune parole mai sentite prima. Comunque, il tutto è stato molto interessante. Grazie mille per l'invito. Lo dico a nome anche dei miei amici che hanno partecipato stasera a questo seminario. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Grazie, grazie Mirul. Beh, devo dire che mi ritengo particolarmente soddisfatto. Il 70% è molto alto. Dunque, grazie Omar per aver parlato lentamente, mi fa piacere che la percentuale sia del 70%, questo mi rende molto felice ed anche orgoglioso. Prima di chiudere il seminario vorrei invitare tutti gli studenti a rispondere a quel Google Form che ho mandato nel chat box, dovete indicare la vostra email, il vostro nome e ci sono un paio di domande. Questo è il link. Se per favore potete spendere 2 minuti per rispondere alle domande del Google Form. Poi tieni un attimo gli studenti, vero? È più male? Un attimo solo, informo perché questo devono questo Google Form permette loro anche di dimostrare la partecipazione a questo webinar, per cui è importante che lo tutti lo riempiano. Sì. Ok, spero che tutti abbiano preso nota del link nella chat box di Google Meet. E con questo io chiudo il seminario che si è tenuto oggi, venerdì 19 gennaio 2024. Ringrazio i partecipanti, gli studenti del terzo livello di italiano della Facoltà di Matematica e Scienze Informatiche e ringrazio nuovamente
l'amico Omar Colombo per questa brillante esposizione. Grazie mille veramente a tutti e buonasera, anzi forse buonasera o buonanotte.